Buonasera dalla redazione del telegiornale di Telegranda. In apertura di questa edizione La Cronaca, siamo a Piasco dove un giovane di 28 anni è caduto dalla bici nella serata del mercoledì 8 novembre, riportando gravi lesioni. La dinamica dell'incidente è ancora in via di ricostruzione da parte dei carabinieri intervenuti insieme ai medici del 118. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e tempestive. Tempestivo è stato il trasporto in ospedale a Santa Croce e Carle di Cuneo, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata. Il giovane ha 28 anni, è particolarmente conosciuto in paese e per lui la parrocchia ha anche organizzato una novena di preghiera, appunto, per stare vicini ai familiari. Nella pagina di cronaca di oggi anche l'esito dei numerosi controlli condotti sulle strade del territorio provinciale da parte della polizia, volti soprattutto a verificare il rispetto delle norme del codice della strada. Nel prossimo servizio il bilancio degli ultimi controlli. Nelle scorse ore, personale della Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Cuneo, con particolare attenzione alle aree adiacenti la stazione ferroviaria, Piazzale della Libertà, Corso Giolitti, Via Meucci, Via Silvio Pellico, Via Bassignano e ancora Corso Dante, Piazza Boves e Giardini Fresia. Nel corso dei servizi sono state identificate 56 persone, di cui 19 pregiudicate. Sono stati controllati 22 veicoli e un esercizio pubblico è stato sottoposto a verifica, un esercizio sito nella zona del cosiddetto quadrilatero. Inoltre, come fanno sapere dalla questura, è stato rintracciato presso i Giardini Fresia un extracomunitario classe 94, irregolare sul territorio nazionale e dunque denunciato. All'uomo, pluripregiudicato e già condannato per la violazione delle norme sull'immigrazione, sugli stupefacenti e autore di reati contro la persona e contro il patrimonio, è stato notificato un nuovo decreto d'espulsione emesso dal prefetto di Cuneo. Nell'anno in corso sono già stati espulsi 23 cittadini irregolari, dei quali 7 accompagnati direttamente alla frontiera per l'esodo definitivo dal territorio nazionale, 15 invece presso i cosiddetti CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio, che sono dislocati sul territorio nazionale in attesa del rimpatrio coatto. E anche in questa edizione torniamo a parlare di quello che è lo sblocco dei cantieri relativi alla conclusione della Asti Cuneo. Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia dell'avvio del cantiere per quanto riguarda l'ultimo lotto. Abbiamo anche dato notizia di quella che è la volontà di denominare l'autostrada A33 autostrada del Tartufo, così come proposto dal governatore del Piemonte Ciro. Ma la cosa importante ora riguarda anche quelle che sono le opere accessorie. Nel corso della conferenza dei servizi, che ha riportato le principali notizie già date dal nostro telegiornale, è stata data anche l'informativa relativa appunto alle opere che verranno realizzate in questo caso nel territorio braidese per il passaggio dell'autostrada. La notizia riguarda un investimento di 42 milioni di euro condivisi dalla regione Piemonte, dalla provincia e con i comuni del territorio, che prevede appunto una serie di interventi necessari, dall'ampliamento del ponte sul Tanaro, sulla provinciale 7 a Pollenzo, alla realizzazione della cosiddetta variante di Pollenzo che riguarda il collegamento fra il ponte di Viale Nogaris e la relativa rotatoria all'incrocio con la statale 231. Infine anche il miglioramento degli accessi stradali all'ospedale Michele Pietro Ferrero di Verduno. Una notizia che è stata accolta con particolare soddisfazione ovviamente nel territorio braidese perché porterà una serie di vantaggi a prescindere appunto dal collegamento autostradale e migliorerà i collegamenti con il territorio.
Ora ci spostiamo invece a Clavesana, terra che nei giorni scorsi ha anche ricordato le vittime dell'alluvione del 1994 e soprattutto quelle che sono le necessità ancora in corso di mettere in sicurezza il Tanaro. Due sono i progetti che sarebbero stati presentati, in parte anche finanziati dai fondi rivolti alle emergenze idrogeologiche, uno a Clavesana, uno a Carrù e l'uno propedeutico all'altro. Ma siccome il progetto carrucese è stato approvato non nella sua completezza, la realizzazione del progetto approvato non sarebbe sufficiente a garantire la sicurezza del passaggio del Tanaro in caso di piena e soprattutto nel momento in cui la piena passa oltre Carrù andrebbe di nuovo a creare disagi a Clavesana. È stato ricordato nel corso della cerimonia dal sindaco Luigi Gallo, sollecitando appunto la necessità di trovare delle soluzioni condivise, soprattutto da un punto di vista governativo nazionale. A proposito di Clavesana, del territorio si parla in questi giorni soprattutto per la proposta di realizzare un progetto di deposito di rifiuti pericolosi e non. Si tratta nella fattispecie di scarti derivanti dall'edilizia, ma anche alcune sostanze ritenute più pericolose per il territorio, come le pile esauste oppure gli scarti di amianto, sempre appunto provenienti dall'edilizia. Il deposito è temporaneo, prevede uno stoccaggio di rifiuti di circa 11.000 tonnellate nel momento in cui appunto l'impianto è al completo, ma poi quei rifiuti vengono portati via e ne vengono accolti altri. Questo significa che si tratta di un progetto che prevede nell'arco di un anno il passaggio di circa 160.000 tonnellate di rifiuti solo per quanto riguarda i non pericolosi. I pericolosi sono circa 48.000 tonnellate, vale a dire che comunque l'impianto porterebbe un traffico decisamente superiore di circa 13 camion al giorno in più di 40 tonnellate ciascuno ed un passaggio di 5.000 camion in più solo sulla Fondo Valle Tanaro. A preoccupare è anche e soprattutto il rischio che un'eventuale esondazione del Tanaro porti quei rifiuti pericolosi e non ad inquinare il territorio e anche le stesse falde acquifere di un territorio a forte vocazione vitivinicola e zootecnica. Da qui il coro di no, che verrà comunque confermato nel corso di una serie di appuntamenti previsti nei prossimi giorni, uno e domani in consiglio comunale, per rispondere all'interrogazione presentata sull'argomento da parte dei consiglieri di minoranza. Resta alta la soglia di attenzione e la preoccupazione a Clavesana nei confronti del progetto presentato dalla Cement di Villanova Mondovì per realizzare un deposito di rifiuti pericolosi e non in località Cascina San Giovanni sulla Fondo Valle Tanaro. Un progetto che andrà in conferenza servizi il 21 di novembre. E a proposito di date, due sono quelle più significative, quella del 10 di novembre, quando si terrà il Consiglio comunale convocato dal sindaco Luigi Gallo per rispondere alle interrogazioni presentate sull'argomento dai consiglieri di minoranza. E poi la data del 12 di novembre, quella in cui si terrà una grande manifestazione che coinvolgerà non solo la cittadina, ma anche i paesi vicini, tutti parte di un comitato spontaneo sorto proprio in seguito alla presentazione del progetto. L'iter progettuale all'inizio, la conferenza servizi, servirà infatti per valutare non solo il progetto, ma anche accogliere le osservazioni che verranno presentate e che sono in fase di elaborazione in queste settimane. Intanto sono molti gli enti che si sono schierati nel fronte del no, fra questi anche la condotta Slow Food, il designer americano Chris Bengel, che vive a Clavesana e che a Clavesana ha avviato il progetto delle panchine giganti, volte proprio a valorizzare un territorio sul quale, secondo lui, un progetto di discarica, per quanto non permanente, stride con l'obiettivo di valorizzare delle terre da un punto di vista turistico. Resta da capire dunque che cosa deciderà la provincia e in seguito anche quale sarà la posizione in riferimento a questa decisione della Cement che ha presentato il progetto.
Sono molti i progetti che in queste settimane comunque tengono banco e contro i quali si stanno muovendo anche le stesse amministrazioni comunali. In questo caso siamo a Mondovì, dove dall'inizio dell'anno c'è la questione della realizzazione di un nuovo supermercato nel quartiere del Ferrone, quello che porta fuori la città, Villanova Mondovì. Per l'esattezza si tratta del terreno vicino alla piscina comunale. Si vorrebbe realizzare appunto un nuovo supermercato. Mercato da piano regolatore, il terreno sarebbe anche utilizzabile da un punto di vista commerciale, ma il comune aveva già manifestato la propria opposizione al progetto e di conseguenza la società proponente si era rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale per chiedere la sospensione di questa richiesta e dunque procedere ad una nuova valutazione. Il TAR si è espresso proprio nei giorni scorsi negando la sospensione. Quindi in qualche maniera venendo incontro a quelle che sono le richieste del comune di Mondovì, ma non è l'atto conclusivo della vicenda. Il TAR infatti non ha immediatamente giudicato cassabile il diniego, la società ricorrerà dunque al Consiglio di Stato per richiedere di nuovo la sospensiva del provvedimento. Ed ora cambiamo argomento, andiamo a Savigliano dove è stato inaugurato un ambulatorio veterinario sociale promosso dalla Regione Piemonte proprio per dare assistenza anche a chi magari in questo momento si trova in difficoltà, anche per sostenere quelle che normalmente sono le spese sanitarie per i propri amici a quattro zampe. Un veterinario gratis per tutti, anche per i più fragili. È stato inaugurato a Savigliano il primo ambulatorio sociale veterinario nelle ASL cuneesi, la sede nei locali di Via Torino 143, un'iniziativa frutto di uno stanziamento da parte della regione di circa 45.000 euro. Inauguriamo insieme a loro questo ambulatorio veterinario, ce ne sono 15 nella nostra regione, questo è il tredicesimo che noi apriamo, vuol dire che è un ambulatorio pubblico veterinario dove si possono portare gli animali e possono portare gli animali gratuitamente a tutte le persone che sono assistite dai servizi sociali per ragioni di carattere economico, per ragioni di carattere sanitario. Queste persone attraverso i loro assistenti sociali segnalano l'esistenza con loro di un animale da compagnia e quando l'animale da compagnia ha bisogno di essere curato, loro lo possono portare all'interno di questa struttura dove il Servizio Sanitario Regionale lo curerà gratuitamente. Questo ambulatorio è un ambulatorio veterinario sociale che quindi rientra nel progetto regionale di aprire una struttura di questo tipo per ogni provincia. Nel caso della provincia di Cuneo, essendo invece strutturata su due ASA, lavoriamo come CN1 e CN2 contemporaneamente. L'ambulatorio è un primo soccorso alle persone indigenti o comunque che hanno dei problemi che però devono transitare tramite i servizi sociali, cioè quindi l'utenza che avrà bisogno deve passare tramite il servizio sociale farà da filtro, contatterà il servizio veterinario e previo appuntamento erogheremo le prestazioni previste da un ambulatorio, che sono poi quindi prestazioni molto di base, una visita clinica, la microcipatura dell'animale, eventuali vaccinazioni, eventuali trattamenti appunto di base. Ovviamente terapie o interventi successivi dovranno essere effettuati in strutture più strutturate appunto. Quindi si rivolge soprattutto a questa utenza che pur avendo animali d'affezione, come hanno accennato prima gli assessori e il presidente, è comunque una percentuale molto alta all'interno della comunità, non ha i mezzi per poter permettersi un'assistenza di base dei loro piccoli animali. Un ambulatorio molto importante perché gli animali di affezione possono essere una risorsa molto importante a livello psicologico per persone che sono in difficoltà, sia difficoltà economica, ma anche difficoltà magari psichica o di malattia. Per cui, però si tratta comunque di fasce di persone economicamente deboli che hanno difficoltà ad accedere al servizio veterinario privato. Per cui avere la possibilità attraverso i servizi sociali di poter accedere e avere le prime cure in modo gratuito è davvero importante e fondamentale.
Ci spostiamo a Lisio per un'altra iniziativa che sicuramente ha uno scopo benefico ed è dedicata ad Aldo Bracco, già sindaco di Lisio, mancato la scorsa estate. La famiglia di Aldo Bracco ha deciso di donare all'associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Ceva una cifra che è stata raccolta in memoria di Bracco dagli amici e che verrà utilizzata per acquistare attrezzature di soccorso utili negli interventi portati avanti su un vasto territorio da parte dei vigili del fuoco volontari, diceva, che infatti operano fino a ridosso di quello che è il confine con la Liguria. Gli amici dei vigili del fuoco, diceva, ringraziano di cuore per questo generoso gesto e lo hanno anche voluto fare con una nota ufficiale rivolta agli organi di informazione, dove di fatto raccontavano anche la bella iniziativa della famiglia Bracco. E a proposito di memoria di chi non c'è più, sabato 11 novembre si terrà a Marene un incontro sul tema della sicurezza sul lavoro nel ricordo del giovane Gabriele Alladio. Riflettere sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro con un focus particolare sul tema del valore della vita. E l'evento in programma a Marene sabato 11 novembre a partire dalle 15, un'iniziativa nel ricordo del giovane Gabriele Alladio. Faremo questo evento, che è già il quarto evento dell'associazione a Marene, e sempre nel mondo della sicurezza, però questa volta abbiamo cercato di invertire i temi, dare prima il valore alla vita e poi dire come si fa a essere sicuri, perché di solito ormai la sicurezza è diventata più una burocrazia, no? Format, leggi, sanzioni, multe, tutto quello che è giustamente però più burocratico, ma non si è mai dato il valore a quello che è il fine della sicurezza. Allora abbiamo voluto invertire e dare prima il valore alla vita, con degli esperti tipo Don Paolo, che ci darà questo tema, no, profondo del valore della vita, e poi con i super tecnici diremo come essere sicuri. Poi avremo il dottor Sant'Alfonso, direttore generale dello Spresal, Cinzia Aimone, che è un ingegnere, fa piani di sicurezza nelle aziende agricole sia in Italia che all'estero, Luca Crosetto, presidente di Arproma, e poi l'assessore protopapa della regione Piemonte sull'agricoltura. Abbiamo riunito un po' questi esperti e cerchiamo di dare queste informazioni e sensibilizzare sempre di più la consapevolezza del valore della vita nel mondo del lavoro. Vi aspettiamo tutti a Marene sabato 11 novembre, che è San Martino, che in Campania ha un valore molto importante. Alle ore 15 vi aspettiamo numerosi e poi avremo anche un aperitivo, così per salutarci tutti quanti. Con la famiglia abbiamo fondato questa associazione dedicata a lui, che purtroppo 5 anni fa ci ha lasciato, un ragazzo di 18 anni che aveva una voglia di vivere, ambizioni sul mondo del lavoro, però purtroppo è successo questa disgrazia, ma abbiamo voluto dare proprio un senso a questa morte e sperando di dare delle piccole informazioni. E parliamo anche di quelle che sono le condizioni meteo. La buona notizia di questa giornata di giovedì 9 novembre è che è arrivata la neve almeno in quota, in particolare a Limone Piemonte e all'attacco della Cabanaira. Dopo mezz'ora, da mezzogiorno, è scesa infatti la prima neve su una delle piste storiche della Riserva Bianca. Un fronte comunque debole sul territorio di pianura ha portato, come avete visto, semplicemente molta umidità, anche un po' di pioggia non particolarmente violente, e che si esaurirà, stando a quelle che sono le previsioni dei meteorologi, nelle prime ore di questa notte. Si tratta comunque sicuramente di un primo arrivo dell'inverno. Neve è stata segnalata anche sulle montagne del comprensorio del Mondolè. E a proposito di periodo novembrino, c'è un appuntamento particolarmente atteso che torna puntuale, pensate, da 40 anni. Stiamo parlando della storica corsa che si svolge nel capoluogo della Granda, denominata Stracuni.
Dal 1979 non è novembre a Cuneo senza la Stracuni, una tradizione che si rinnova anche quest'anno, domenica 12 novembre, con la 40esima edizione. Quest'anno è un anno molto particolare, festeggiamo i nostri primi 40 edizioni. Abbiamo già inaugurato in Sala San Giovanni una mostra che è visitabile al pubblico venerdì, sabato e domenica al pomeriggio per un mese. La stanno visitando tanti ragazzi delle scuole, abbiamo circa 1000 ragazzi che si sono prenotati e stanno facendo al mattino delle uscite didattiche. La formula invece della Stracuni sarà sempre la solita, quindi partenza alle 9:30, ritrovo per la partenza alle 9:30 in Piazza Galimberti. Quest'anno prima della partenza ci sarà una sorpresa, cioè per festeggiare dignitosamente i nostri primi 40 anni abbiamo pensato di fare un panino spalmato di Nutella lungo 40 metri che i primi 1000 arrivati al traguardo avranno la fortuna di mangiarsi, e quindi festeggeremo in un modo semplice ma tutti insieme. E quindi vi aspettiamo domenica numerosissimi. Quest'anno, tra le altre cose, siamo 19.500 partenti. Ecco, una caratteristica che ha sempre contraddistinto la Stracuni, quest'anno non fa eccezione, è la solidarietà, l'attenzione verso le associazioni solidaristiche del territorio. Sì, ribadiamo di nuovo il nostro concetto che tutti i soldi derivati dalla vendita dei pettorali vengono ridistribuiti tutti quanti al 100% ai gruppi che si sono iscritti, sia delle scuole che delle enti di associazioni benefiche che alle associazioni sportive. Quest'anno abbiamo anche degli ospiti nuovi, quindi delle società e delle associazioni che vengono fuori da Cuneo, quindi questo interesse siamo contenti perché si sta propagando anche fuori dalle mura cunesi. Ecco, il fatto che la Stracuni sia ancora sulla breccia dopo 40 anni è segno che ha fatto colpo nel cuore dei cunesi. Ma credo che sia una bella giornata per condividere con i propri cari, i propri amici, una passeggiata senza fretta, senza traffico e anche senza tanti pensieri. Quindi questa è più che altro una giornata di aggregazione. E a proposito di sport e aggregazione, torniamo sulla neve a Prato Nevoso, dove sono state nominate le nuove guide paralimpiche formate dall'associazione Discesa Liberi nella scorsa stagione sciistica. Sono Maurizio Firpo, Roberto Amoretti, Cristiana Ferrandi, Valentina D'Acquisto, Alice Martina, Valerio Ramello, Carlo Prima, Alessandro Dalmasso, Raffaella Gramaglia e Antonella Bertola. I diplomi saranno consegnati questo sabato 11 novembre nel ristorante L'Orologio di Mondovì e seguirà una piccola, appunto, festa celebrativa. Nel corso della giornata saranno coinvolti il duo eclettico Costantino Monetti ci saranno ovviamente molti altri appuntamenti di intrattenimento. Discesa Liberi ha organizzato in questi anni i campionati italiani paralimpici, gare di Coppa Italia paralimpica e gare di Coppa del Mondo paralimpica. L'associazione nata nel 2020 intende continuare a riprendere l'organizzazione di gare paralimpiche di alto livello che la pandemia Covid ha rallentato. Ha parlato per l'associazione Lorenzo Repetto, presidente del Sodalizio. Discesa Liberi è un'organizzazione che aiuta a sciare le persone con disabilità in assoluta e totale gratuità, ha spiegato, grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che supporta l'associazione e dimostra la sua presenza e stimola a continuare a rinnovare i nostri sforzi. Grazie agli atleti, agli sciatori disabili che vengono a sciare a Prato Nevoso e nel mondo le ski e dimostrano e confermano la bontà del nostro progetto. Quest'anno sono arrivati per trascorrere il fine settimana o settimane bianche sciatori paralimpici da tutte le regioni italiane, compresa la Sardegna. Discesa Liberi segue e aiuta a sciare circa 250 persone disabili ogni anno. E con questa notizia siamo arrivati in chiusura del nostro telegiornale. A voi come sempre un grazie per averci seguito. Arrivederci.